Benvenuti nel mondo dei podcast della Verità. Buon ascolto. Sono Sergio Giraldo, scrivo per La Verità e questo è Mai Dire Blackout, il podcast della Verità che fa il punto su quanto è accaduto durante la settimana nel mondo dell'energia, della cosiddetta transizione ecologica e delle commodity, dando uno sguardo alla stampa internazionale. Il più ricco 1% del paese possiede metà della ricchezza del paese, 5 trilioni di dollari. Un terzo di questi viene dal duro lavoro, due terzi vengono dai beni ereditati, interessi sugli interessi accumulati da vedove e figli idioti. E dal mio lavoro, la speculazione immobiliare. È una stronzata. C'è il 90% degli americani là fuori che sono nullatenenti, o quasi. Io non creo niente. Io possecco. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato. E tu ne fai parte. La lezione di Gordon Gekko al giovane Bud Fox nel film Wall Street di Oliver Stone. Le notizie, le guerre, le carestie, il prezzo di uno spillo. È il libero mercato e tu ne fai parte. Bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mai Dire Blackout e cominciamo questa puntata parlando delle nuove regole sulle emissioni delle centrali a carbone negli Stati Uniti. Ne parlano diffusamente la Associated Press e il Wall Street Journal. Le centrali elettriche a carbone americane saranno costrette a catturare le emissioni delle ciminiere o a spegnersi, in base a una norma nuova emessa giovedì scorso dalla Environmental Protection Agency americana. I nuovi limiti alle emissioni di gas serra provenienti dalle centrali elettriche alimentate a combustibili fossili rappresentano uno sforzo ambizioso dell'amministrazione Biden per ridurre l'inquinamento proveniente dal settore energetico. Le nuove regole sono una parte fondamentale dell'impegno del presidente Biden di eliminare le emissioni di CO2 del settore elettrico entro il 2035 e dalla intera economia entro il 2050. La norma nuova dell'EPA rientra tra le quattro misure rivolte agli impianti a carbone e a gas naturale e, secondo l'agenzia stessa, queste nuove regole fornirebbero una certezza normativa al settore energetico e incoraggerebbe i produttori a fare investimenti per la transizione verso un'economia testuale basata sull'energia pulita. Le misure includono requisiti per ridurre gli inquinanti tossici delle acque reflue provenienti da impianti alimentati a carbone e per gestire in sicurezza le ceneri di carbone in appositi bacini di stoccaggio. Quasi certamente il piano verrà contestato duramente sia dai gruppi industriali che dagli stati di orientamento repubblicano. Questi hanno ripetutamente accusato l'amministrazione democratica di esagerare con le normative ambientali e hanno messo in guardia da una imminente crisi di affidabilità della rete elettrica. Le norme emanate giovedì fanno parte di almeno una mezza dozzina di altre regole della EPA che limitano le emissioni di centrali elettriche e l'inquinamento delle acque reflue. I gruppi ambientalisti hanno salutato l'ultima azione dell'EPA come urgentemente necessaria per proteggere dai danni devastanti del cambiamento climatico, naturalmente. La norma obbligherebbe le future centrali elettriche alimentate a carbone o a gas a controllare fino al 90% delle loro emissioni di CO2. I nuovi standard, secondo l'EPA, eviteranno 1,38 miliardi di tonnellate di emissioni fino al 2047. Le centrali a carbone, che intendono rimanere aperte oltre il 2039, secondo l'EPA, devono appunto catturare il 90% delle loro emissioni di anidride carbonica già a partire dal 2032.
Rich Nolan, che è il presidente e l'amministratore delegato della National Mining Association, ha affermato che attraverso le ultime regole l'EPA sta sistematicamente smantellando l'affidabilità della rete elettrica statunitense. Ha accusato Biden e il presidente dell'EPA, Michael Regan, nonché altri funzionari, di ignorare la realtà energetica americana e di forzare la chiusura delle centrali a carbone ben funzionanti che vengono ripetutamente in soccorso durante i periodi di picco della domanda. Il presidente dell'EPA, Regan, ha negato che le regole mirino a chiudere il settore del carbone, ma ha riconosciuto nel proporre la regola sulle centrali elettriche che si vedranno certamente alcuni ritiri dal business del carbone. Lo scorso anno il carbone ha fornito circa il 16% dell'elettricità statunitense, in calo rispetto al 45% circa del 2010. Il gas naturale fornisce circa il 43% dell'elettricità statunitense, mentre il resto proviene da energia nucleare e dalle fonti rinnovabili come l'eolico, il solare e l'idroelettrico. Già Barack Obama nel 2015 aveva voluto una norma simile, che ha innescato un'ondata di chiusura di centrali a carbone. Ora il presidente Biden sta cercando di portare a termine quel lavoro, inasprendo gli standard di smaltimento del mercurio, delle acque reflue, delle ceneri, oltre che delle emissioni. Nel frattempo, la Cina ha aggiunto circa 200.000 megawatt di energia da carbone negli ultimi 5 anni, pari all'intera flotta delle centrali a carbone degli Stati Uniti. Passiamo adesso ad occuparci della Microsoft, il gigante del software creato decenni fa da Bill Gates. La Microsoft ha stretto un accordo da 10 miliardi di dollari per sviluppare progetti di elettricità rinnovabile con Brookfield Asset Management, un accordo che sottolinea la corsa per soddisfare gli impegni di energie rinnovabili, soddisfacendo le voraci richieste energetiche del cloud computing e della intelligenza artificiale. L'accordo quadro, firmato dal gigante tecnologico di Seattle, è un impegno a installare 10.500 MW di capacità di generazione da fonte rinnovabile. La notizia è importante perché mette in evidenza quanto la Silicon Valley stia investendo in energia per nutrire i propri data center dedicati ai servizi cloud e all'intelligenza artificiale. Sappiamo infatti che il consumo di energia dei data center è in crescita vertiginosa e lo sarà sempre più man mano che l'intelligenza artificiale prende piede e si espande. Da alcuni studi emerge che il fabbisogno di energia per una ricerca su Google fatta con il supporto dell'intelligenza artificiale richiede 10 volte più energia rispetto ad una ricerca classica. L'Agenzia Internazionale per l'Energia afferma che entro il 2026 i data center potrebbero consumare globalmente più di 1000 terawattora di elettricità all'anno, pari al doppio dei livelli del 2022 e circa al consumo totale di elettricità dell'intero Giappone. Microsoft si è impegnata a garantire che il 100% del suo consumo di elettricità sia abbinato nel 100% del tempo da acquisti di energia a zero emissioni di carbonio entro il 2030. Veniamo ora a parlare dei prezzi dell'energia elettrica e del gas in Europa, perché il calo di questi prezzi ai livelli pre-guerra ucraina può portare ad una crisi del settore nel medio termine. Questo dice almeno il Financial Times in un breve articolo questa settimana. Quest'anno i prezzi europei del gas e dell'elettricità sono tornati ai livelli pre-guerra ucraina, aiutati dalle elevate importazioni di gas naturale liquefatto, soprattutto dagli Stati Uniti, da un inverno caldo e da una domanda industriale in calo e ancora contenuta. Molte società elettriche hanno venduto a termine il 50 o addirittura il 100% della loro produzione prevista per quest'anno e circa il 50% per il 2025, spesso a prezzi superiori ai 100 euro a megawattora. In tutta Europa però ora i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso sono inferiori a questo livello. In gergo si dice che le società hanno coperto la loro posizione, cioè hanno venduto la propria produzione prima dell'effettiva erogazione della fornitura
impegnandosi quindi a consegnare l'energia ora per allora. Questo significa che gran parte del caro degli utili sarà ritardato fino a dopo il prossimo anno. La differenza in queste strategie di coperture spiega la risposta distorta dei prezzi delle azioni dei servizi di pubblica utilità quest'anno. In generale, le aziende che fanno più affidamento su tecnologie che forniscono baseload oppure energia flessibile, come nucleare, gas e carbone, sono più esposte ai prezzi di mercato a breve termine, mentre i produttori di energie rinnovabili utilizzano contratti con il governo sostanzialmente a prezzo fisso, anche perché godono degli incentivi statali o stipulano i contratti cosiddetti PPA, e cioè Power Purchase Agreement, su un orizzonte temporale di 15 o anche di 20 anni. La tedesca RWE ha attribuito la colpa al contesto di prezzi più bassi quando ha avvertito lo scorso marzo che i propri utili di quest'anno sarebbero stati probabilmente nella fascia inferiore del suo range di riferimento, attorno ai 5 miliardi di euro. La domanda di energia industriale quest'anno potrebbe leggermente risalire se i prezzi rimarranno bassi, ma a meno che non si verifichi un aumento significativo, è lecito aspettarsi che le aziende delle pubbliche utilità iniziano a tagliare i budget delle spese in conto capitale per il 2025-2026. Dunque, calo dei prezzi rischia di mettere in crisi i conti delle utilities europee, anche se ovviamente dall'altra parte sono un bene per il portafoglio dei consumatori. Torniamo adesso negli Stati Uniti, perché giovedì scorso la Federal Trade Commission ha affermato che l'acquisto da 60 miliardi di dollari della Pioneer Natural Resources da parte di ExxonMobil può andare avanti, a condizione però che all'ex amministratore delegato di Pioneer non sia consentito di entrare nel consiglio di amministrazione di Exxon. L'ordine di assenso della Federal Trade Commission impedisce all'ex amministratore delegato della Pioneer, Scott Sheffield, di prendere un posto offertogli nel consiglio di amministrazione di ExxonMobil per risolvere le preoccupazioni antitrust sull'offerta di Exxon di acquistare il principale produttore americano di shale oil. Il dirigente, ampiamente considerato il decano del business dello shale statunitense, a causa del suo lungo mandato e dei commenti schietti sul settore, secondo la FTC, ha sfruttato la sua posizione per allineare la produzione di petrolio del bacino del Permiano nel Texas e nel Nuovo Messico con l'OPEC Plus. L'accordo, se accettato, libera Exxon dalla possibilità di chiudere formalmente l'accordo e le consente di concentrarsi su una controversia con la rivale Chevron sulla proposta di acquisizione di un'altra grande compagnia, la Hess Corporation. La condotta passata di Sheffield rende chiarissimo che non dovrebbe essere neanche lontanamente vicino alla sala del consiglio di Exxon, ha affermato Kyle Mack, vice direttore del Bureau of Competition della Federal Trade Commission. La FTC ha affermato che il superdirigente americano si è impegnato in sforzi per coordinarsi con i produttori del Texas per influenzare i prezzi del petrolio, mettendo in questo modo nei guai altri produttori statunitensi. Prove della manipolazione dei prezzi nel settore energetico negli Stati Uniti potrebbero avere implicazioni politiche e contraddire le affermazioni repubblicane secondo cui le strategie energetiche del presidente Biden sono responsabili dell'aumento dei prezzi del carburante per i consumatori. La Pioneer si è detta molto sorpresa dalle affermazioni della FTC, ma afferma comunque di volere che l'accordo si concluda, e i commenti di Sheffield sull'industria, secondo la Pioneer, sono semplicemente questioni di interesse pubblico e non dovrebbero squalificarlo da un posto nel consiglio. Exxon ha detto quindi che non aggiungerà Sheffield al suo consiglio di amministrazione. La FTC afferma che la collaborazione tra l'OPEC e l'azienda americana porterebbe a tassi di crescita della produzione al di sotto di quelli normalmente osservati in un mercato competitivo, facendo in questo modo salire i prezzi.
Pioneer ha affermato questa settimana che Sheffield non aveva né l'intento né l'effetto delle sue comunicazioni di eludere le leggi e i principi che proteggono la concorrenza sul mercato. Insomma, avete capito, la Federal Trade Commission accusa l'amministratore delegato di Pioneer di aver coordinato un cartello per influenzare i prezzi tra i produttori del Texas e i membri addirittura dell'OPEC Plus. L'accusa è effettivamente molto grave e vedremo se ci saranno strascichi ulteriori. Bene, è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e ci risentiamo la settimana prossima con Mai Dire Blackout. Se questo podcast ti è piaciuto, puoi seguire la serie sul sito della Verità all'indirizzo www.laverita.info/podcast.